oggi è una giornata di preparazione per la giornata di domani. Domani saremo con una prima parte dove si lavorerà con degli stakeholder istituzionali, ONG, giornalisti per fare delle proposte sulle politiche di migrazione che dovrebbe adottare l'Unione Europea. Un sistema di tastiere di Futur, dove per ogni tavolo ogni partecipante avrà la possibilità di dare delle idee e proposte che verranno poi inviate sullo schermo. Da loro emerge una sintesi che viene poi presentata nella seconda parte della giornata. Ci siamo chiesti, ma non solo noi della rappresentanza, assieme anche a molti professori universitari, in vari esempi, cioè, cosa si potrebbe fare in questo paese? Allora, la nostra sensazione è stata quella che manchi in questo paese un dibattito informato sull'Europa, dico proprio informato. Discute molto liberamente il problema, ci sono molte proposte interessanti, vanno sintetizzate e queste proposte saranno poi anche condivise in rete prima di venire a un rapporto molto sintetico che sarà mandato alle istituzioni europee. Devo dire che il metodo è stato molto efficace, ha consentito alle persone in breve tempo di condividere idee, erano persone anche di provenienze diverse, però di altissima competenza, ha funzionato perfettamente, è stato molto efficace, in breve tempo sono venute fuori 75 proposte sui tre temi oggetto dell'incontro sulla migrazione.